E come promesso la scorsa settimana ritroviamo con grande piacere un'insegnante, scrittrice, esperta di pastorale familiare, psicologa, pedagogista, ma anche moglie, mamma e nonna, Paola Libanoro Raineri, per parlare di questo libro, sempre edito da Effatà Editrice, Vissero felici e vincenti, come comunicare bene in coppia. Ciao Paola, ben trovata, grazie. Ciao Paola, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi anche questa settimana tra le righe. Allora, prendo spunto da quello che scrivi a pagina 57. La comunicazione funziona solo se le persone si ascoltano e si comprendono. Sembra semplice, ma nella realtà è ben lontano dal realizzarsi. Allora, domanda da 100 milioni di euro. Come possiamo agire in riferimento a questo? Sì, allora per tante cose noi pensiamo di dover fare dei corsi e prepararci. Per parlare e per comunicare pensiamo che non sia il caso perché tutti parliamo, da quando siamo bambini abbiamo imparato. Però non è detto che si sappia parlare bene, comunicare bene. Quando io faccio terapia di coppia dico sempre alle due persone della coppia che sono due persone in gamba. Se c'è qualcosa che non va, è la comunicazione tra di loro, non sono le persone sbagliate e quindi cerco di aiutarle a comunicare meglio. Allora, per comunicare meglio, intanto è bene usare delle frasi che si fermino all'osservazione. Ho visto che non è ancora stata pagata la bolletta, che è diverso dal dire tu non hai ancora pagato la bolletta. Quindi vedo che sul tavolo c'è la bolletta da pagare. Questa è una osservazione. L'altra è una interpretazione. Tu non l'hai pagata perché, sottinteso, non hai voluto, hai perso tempo, sei andata da qualche parte. Un secondo elemento importante è quello di comunicare un sentimento. E quindi mi sento delusa nel vedere che la bolletta è ancora lì. Molte volte noi usiamo il sento, ma in realtà non esprimiamo un sentimento, esprimiamo un pensiero. Se io dico sento che non mi ascolti, non è un sentimento, è di nuovo un'accusa, una critica, tu non mi stai ascoltando. E quindi è sempre importante restare focalizzati sulla situazione ed esprimere quel che noi sentiamo come sentimento. Perché? Perché il sentimento ci dice un po' quello di cui noi abbiamo bisogno. Per esempio, se io dico mi sento disorientato, vuol dire che io ho bisogno di aiuto. Se dico mi sento debole, vuol dire che ho bisogno di forza. Mi sento confuso, ho bisogno di chiarezza. Ecco, il bisogno è un po' facile da identificare, insomma, abbastanza, perché è il contrario del giudizio. Quando io dico tu non mi ascolti mai, è un giudizio pesante che non dovremmo utilizzare in questo modo, ma cosa mi dice? Mi dice il mio bisogno di essere ascoltato. Ecco, questo è una cosa importante e così è anche importante fare attenzione a comunicare il bisogno e non una strategia per soddisfare il bisogno. Per esempio, se io dico ho bisogno di tenerti tra le braccia, questo non è un bisogno, tenerti tra le braccia è una strategia. Il bisogno è ho bisogno di attenzione, di coccola, di contatto fisico. Come posso ottenere questo? La strategia qual è? È quello di tenere tra le braccia. Quindi per comunicare bene bisogna fermarsi all'osservazione e non a un'interpretazione, comunicare il sentimento e non il pensiero, dire il bisogno e non una strategia. Chiarissimo. Allora, step successivo, è possibile costruire una relazione da pari a pari? E se sì, come, Paola? Ecco, allora una domanda che io faccio sempre quando incontro le coppie è quello di dire: le piacerebbe vivere con una persona sfortunata, con un perdente? E le persone in genere mi dicono no. E allora la domanda successiva è: e allora perché fa di tutto per vincere? Se uno vince, l'altro perde. E questo è il primo step per capire che in coppia bisogna vivere da pari a pari. E in questo libro c'è proprio questa teoria, che viene chiamata vincitore-vincitore o vincente-vincente. Ecco, perché nella discussione e soprattutto nella discussione in coppia
o si vince tutti e due o si perde tutti e due, non ci può essere un vincente o un perdente. Per costruire una relazione da pari a pari bisogna saper chiedere, e non pretendere, quindi saper chiedere, dire dopo il lavoro che abbiamo fatto prima, sentimenti, bisogni, comunicare all'altra persona, al coniuge se parliamo di coppia come in questo libro, ma a qualunque altra persona con la quale stiamo parlando, chiedere ed esprimere un nostro bisogno. Se questo però diventa una pretesa, è chiaro che passiamo ai ricatti, passiamo alle difficoltà e allora non è più un rapporto da pari a pari. L'altro elemento importante è quello di mettere la relazione prima della soluzione. Allora, se uno vuole essere vincente a tutti i costi, alla fine potrà dimostrare che ha ragione, ma ha distrutto la relazione. Quindi anche quando si affronta un problema e si discute, bisogna sempre terminare con la relazione salva e la relazione privilegiata. Nel libro parli di assertività, di comportamento assertivo nella relazione affettiva. Di che cosa si tratta? Di che cosa parliamo? E poi anche qualche esempio, Paola, qualche appunto esempio che ci possa aiutare a capire meglio di che cosa si tratta. Sì, allora immaginiamo di essere in coda per esempio all'ufficio postale o dal panettiere Sì. e qualcuno salta la coda. Come ci sentiamo o come reagiamo? Allora ci sarà qualcuno che va su tutte le furie e fa notare che è stato maleducato e ha saltato la coda e quindi si comporta in modo aggressivo. Ci sarà qualcun altro invece che non ha il coraggio di dire questo e rimugina questa situazione e magari esce poi di lì con la sensazione di aver subito un torto, un sopruso. E questa è una reazione passiva. L'assertività è a metà tra l'aggressività e la passività, cioè è la capacità di far rispettare i propri diritti senza cadere nella maleducazione o in comportamenti scorretti, senza perdere la calma. Perché le persone non sono assertive molte volte perché non hanno visto altre persone, per esempio i genitori o altri adulti, comportarsi in modo assertivo, cioè in modo calmo, ma difendendo la propria posizione. Oppure perché non hanno fiducia in loro stessi, o perché temono i conflitti, o perché non hanno il coraggio di far valere quello che è un proprio diritto e quindi è giusto che sia rispettato. Molte persone hanno anche una bassa tolleranza alla frustrazione e quindi di fronte a questo reagiscono o esplodendo subito oppure, come ho detto prima, rimuginando. Anche nella relazione di coppia bisogna avere un comportamento assertivo, ognuno deve avere il proprio ruolo, la propria libertà, la propria indipendenza e nessuno deve fare le cose dell'altro. Perché poi questo diventa pesante, tocca sempre a me. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? Tu non fai mai. Quindi una giusta collaborazione è anche una interdipendenza in cui ognuno però mantiene il proprio ruolo e il proprio posto. Anche questo è davvero un argomento molto molto interessante. Io andrei a pagina 141, anche questo è davvero un libro che regala tanti spunti di riflessione, ci sono anche degli esercizi e delle verifiche da poter fare. Tu a pagina 141 il paragrafo si intitola Vivere la relazione con fiducia e elenchi 7 iniziative che possono contribuire a creare fiducia nella coppia. Ce ne illustri qualcuna, Paola? Sì, allora io dico sempre che bisogna ricordarsi che ci siamo scelti, per quale motivo ci siamo scelti in coppia e ogni tanto ritornare a quel tempo. E, ad esempio, suggerisco alle coppie di darsi un appuntamento e rincontrarsi come da fidanzati, per esempio, partendo da due posti diversi. È vero che se si è sposati è comodo partire tutti e due da casa.
però a volte può succedere che si parte dal posto di lavoro e quindi si crea quell'attesa, quel desiderio, la preparazione, l'abito, il profumo e tornare a quei tempi. Non è necessario che sia l'anniversario di matrimonio o il compleanno, le occasioni si possono inventare. Per esempio, Alice nel Paese delle Meraviglie parla sempre del non compleanno, ecco, quindi si può festeggiare anche un giorno qualunque. L'importante è che abbia sapore della festa e di un incontro particolare. Poi, se è possibile, è anche bene almeno una volta all'anno organizzare una piccola fuga, anche solo di un giorno. La coppia si ritrova e per un giorno stacca il cellulare, non è disturbata da nessuno e va in un luogo che ricorda qualcosa di particolare o di piacevole. Una terza strategia potrebbe essere quella di mantenere sempre la comunicazione, perché quando uno dei due pensa non è il caso che io lo dica, il matrimonio o la relazione, la convivenza comincia a scricchiolare. È bello raccontare le cose. Se noi andiamo al ristorante, è facile capire se una coppia è affiatata o no, se sono fidanzati, la romanza, oppure no, da come sono seduti e da quante parole si dicono. Se passano la serata a leggere il menù, vuol dire che non hanno più molto da dirsi. È anche bello e importante guardarsi negli occhi per essere sicuri di dirsi sempre la verità. Ecco, non le ho dette tutte e sette, ma penso che queste siano le principali attività che si possono fare per vivere una relazione con fiducia. E allora tutto il resto lo trovate nel libro di Paola Libanoro Raineri, E vissero felici e vincenti, come comunicare bene in coppia e fatà editrice. Paola, grazie di cuore per essere stata con noi Grazie. anche questa Grazie a voi, settimana. buongiorno a tutti. Grazie, ricordo ai nostri telespettatori per rivedere l'appuntamento di Tra le righe potete visitare il nostro canale YouTube Padre Pio TV. Grazie ancora, alla prossima.